sì, se vedrete quello sui battenti, fate partire la traccia audio che sta subito sotto il titolo e ascolterete il canto delle donne di Nocera Terinese, perché siamo stati lì, Franco è stato lì a raccontare. E c'è un'ultima sezione del sito, vorrei che venisse a presentarla Anna Maria Crupi, ed è Humans of Calabria. Vorrei che dicesse che cos'è e che cosa vuole diventare Humans of Calabria. Cercherò di essere brevissima. Mi introduco in questa sezione partendo da una frase che a noi di Calabria Cult è piaciuta tantissimo e che forse è quasi una premessa diventata quasi una premessa al nostro lavoro. È una frase di Borges dedicata alla sua Buenos Aires. Abitavo già qui e poi ci sono nato. Ecco, in realtà a un certo punto ci siamo chiesti, ma in effetti quanta corrispondenza c'è tra i luoghi e chi ci vive, tra i borghi, le aree interne, la natura, i destini appunto di chi li abita, tra lo spazio dentro e lo spazio fuori. Noi cerchiamo di rispondere a questo quesito attraverso le storie appunto delle persone. Mi è piaciuta tantissimo questa frase di Corrado Alvaro, che scriveva: la Calabria ha un particolare bisogno di essere parlata. Il calabrese vuole essere parlato. Bisogna parlargli come a un uomo che ha sentimenti, doveri, bisogni, affetti. Insomma, come a un uomo. Ecco, siamo partiti da un'evidenza. Forse la Calabria finora ha comunicato o è stata comunicata attraverso una rappresentazione dei luoghi quasi oggettiva, quasi fosse una cartolina senza dedica, o anche attraverso una narrazione per fatti: è successo quello, è successo quell'altro, per statistiche. E questo spesso dà origine anche ad approssimazioni, può creare degli stereotipi, e così anche a volte è stato. Ma ci siamo detti, ma le persone dove sono? Cioè, non emergono, al di là dei sensazionalismi dei giornali, diciamo, da prima pagina, poi sembra che non ci sia null'altro di che parlare. Allora, a quel punto abbiamo pensato che in realtà servisse conoscere più a fondo chi si ha di fronte, per scoprire la propria realtà, per riconoscere la propria. E a questo punto anche per rafforzare l'idea che si ha del luogo in cui si abita. E diciamo che internet e la tecnologia in questo senso ci possono dare una possibilità, ci hanno aperto nuove strade, perché possono andare oltre, ci possono aiutare ad andare oltre i luoghi e gli stereotipi, offrendo, ecco, così anche lo spaccato di quella che noi definiamo una geografia umana, questo pluriverso fittissimo, denso di storie che la Calabria abbiamo scoperto che possiede, come appunto se possiede. Questo è un percorso che abbiamo fatto con Calabria Cult e che speriamo possa continuare sempre meglio. In un altro punto Corrado Alvaro riprende la fuga. E oggi il tema della vita calabrese. Fisicamente o fantasticamente, la Calabria è oggi in fuga da se stessa. Senza dramma, senza rancore, con la forza di un fenomeno della natura, la Calabria reagisce con tutte le sue risorse ad una condizione inferiore o servile. Con tutte le sue dure energie cerca una condizione in cui l'uomo sia padrone di sé e del suo destino. E quindi proprio da qui, ecco, nasce Humans of Calabria, una sorta di censimento creativo, un mosaico umano, una gallery di gente comune all'interno della quale ritrovare anche la propria storia, diciamo una forma di narrazione collettiva in formato digitale. Parte da un progetto che è piuttosto un esperimento di un fotografo di New York, Brandon Stanton, che parte proprio da New York raccontando le storie di gente comune rintracciate per le strade di questa megalopoli, ed è diventato un best seller, uno dei libri più venduti in America, ed è nato per dimostrare che esiste una fortissima connessione tra le persone
e i loro destini e il luogo in cui abitano, e che sono le persone quindi a fare i luoghi e i luoghi anche a consolidare l'identità delle persone. Quindi il nostro lavoro come Calabria Cult cerca di partire dal privato, dal piccolo, per toccare il collettivo, quasi una sorta di rigenerazione urbana e umana, è quello a cui cerchiamo di aspirare, proprio per capire qual è il senso forse più profondo dell'abitare i luoghi e per far emergere questo senso in maniera sempre più forte e per anche concepire meglio quello che è la convivenza tra i cittadini e anche il loro operare in questo spazio. Quindi chiediamo alla gente comune, cerchiamo di iniziare da questa domanda: tu che Calabria rappresenti? Quale Calabria sei? E se ci fosse, ecco, la connessione, ci potremmo collegare, questo sarebbe immediatamente visibile. Stiamo risolvendo. Ah, ecco, forse. E a questa domanda, nello specifico, poi se avremo modo, però io l'ho riportata, qui abbiamo le risposte di due persone, una delle quali è anche presente qui oggi. Per esempio, adesso cito Isabella. Isabella proprio... Sì. Eccola qua, ecco Isabella, la mia vita è un fazzoletto di Sila. Leggo così alcuni passi per rendere l'idea. Isabella, sono solita presentarmi come Isabella Biafora di Iurevetere, perché questo complemento di denominazione esprime più del mio nome, del mio cognome, quella che io sono. E passo avanti, così a 25 anni il mio corpo e la mia terra e la terra, un fazzoletto di Sila calpestato fin da bambina, sono diventati i poli opposti di due calamite. Non so se definirlo amore o stato di necessità, ma certamente non potrei più tornare indietro. È come un rapporto tra madre e figlia, la terra è madre ed io la figlia, ma a volte diventa vero anche il contrario, uno scambio di amore continuo. Una madre non abbandonerà mai la propria figlia. Iurevetere per me è madre e come tale ha curato le mie debolezze e aiutato a crescere la mia resistenza alla vita. Iurevetere per me è figlia e come tale ha bisogno della mia guida per crescere e mantenere intatta la sua verginità, lasciando che un giorno diventi madre per chi la vivrà dopo di me. Voglio dire che questa ragazza adesso è diventata madre, veramente, quindi facciamo gli auguri. E invece adesso... Visto che è anche presente oggi, vi parlo un attimo di Barbara. Barbara scrive, vediamo se riusciamo... Sì, parlo di Barbara Rosanò. E lei scrive, quando ero piccola, parlo degli anni 90, mi percepivo semplicemente italiana, ignorando completamente le dinamiche nord e sud. A 18 anni e 3 mesi, soffrendo immensamente per il distacco da un mondo che mi piaceva, andai a vivere a Roma. Lo facevano tutti e sembrava qualcosa di necessario e al tempo stesso normale. Volevo fare cinema. Scendere e risalire era come cambiare dimensione tutte le volte. I viaggi in treno erano favolosi incontri con eroi della patria, veterani del partire e del tornare. Poi dopo 13 anni, sempre per caso, così come era andata via, tornai. Ed è soltanto facendo ritorno che ho potuto essere ciò per cui era andata via. Ed ogni volta che guardo il mare dall'alto della Sila mi sorprendo fortunata di questo ritorno. Corrado Alvaro diceva: io non so perché amo la mia terra, ma so che si fugge e si rimpiange con la sua pena, si torna e si vuol fuggire di nuovo, come la casa paterna dove il pane non basta. In questa frase c'è tutto quello che si deve sapere sul dilemma di noi calabresi, che non può essere etichettato e semplificato. La propria terra può deludere, farsi odiare, spezzarti il cuore, può devastarti o farti rinascere. Può essere tua per sempre, ma qualsiasi sia la tua scelta non significa che tu non l'abbia amata profondamente. Nonostante tutto, tanto marcio, tanta gente che questa terra la devasta e involgarisce, io ho fiducia e speranza perché la Calabria sta imparando ad essere più consapevole dei suoi pregi e dei suoi difetti, e così via. Io vorrei concludere, perché forse mi sono anche un po' troppo dilungata, dicendo che siamo tutti consapevoli che la Calabria ha bisogno di tante cose, ma pensiamo fortemente che, lo penso personalmente, che la Calabria prima di tutto abbia bisogno di umani. Grazie. Beh.
Bene, adesso ci sono i protagonisti delle nostre storie e sono qui, ve li presento. E partiamo con la professoressa Rossana Iembo. È una matematica, teologa, filosofa, poetessa, performing artist, da molti anni cerca di diffondere in giro per il mondo il pensiero pitagorico, mostrando nell'attualità e la possibilità di declinare tale filosofia nella musica, nella matematica, ma anche nel cibo, nello sport, nella moda, nel design. Da molti anni in matematica degli Stati Uniti d'America è diventata da gennaio 2017 membro a vita. Numerosi riconoscimenti ricevuti tra cui un dottorato di ricerca honoris causa a Cambridge. Prego. In America, volevo dirvi questo, in America la chiamano Theano, come la moglie di Pitagora. Buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato. Io vi chiedo scusa se resto così con questi... capisco insomma che è un posto bellissimo, quindi meritava di essere visto. La cosa che mi ha colpito... Eccolo, non lo vedevo. E chi ci ospita oggi... mi ha dato il piacere di conversare con lui prima che iniziassimo e a un certo punto io gli ho detto vabbè, ma io non ho niente da aggiungere, perché lui parlava di quello che fa, però parlando, raccontando quello che lui quotidianamente vive, come lavora, lui stava parlando di matematica applicata ai tessuti, alla moda, all'arte, e io a un certo punto gli ho detto ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Cioè io devo prendere appunti, lei sta parlando di sistemi complessi, lei sta parlando di matematica binaria, di calcolo combinatorio, cioè cose che noi in Italia abbiamo questo difetto, abbiamo il difetto di ragionare per compartimenti stagni. Quindi tutto molto settoriale, se non addirittura sottosettoriale. Questo non esiste, almeno negli Stati Uniti, io questo non l'ho trovato. E ho avuto la fortuna di imbattermi in persone intelligenti che hanno capito che bisogna essere, come dire, bisogna guardare le cose da più prospettive, perché altrimenti non si riesce a intersecare e non si riesce a fare sistema, perché quello di cui, a mio modesto avviso, noi manchiamo, è un po' un difetto italiano, un po' un difetto tutto nostro, di fare riuscire a fare sistema. Soffriamo un po', vedo che a Soveria le cose stanno sono diverse, perché c'è questo come dire, mettere insieme le forze, e questo è molto positivo. Però in genere si soffre un po' di individualismo. La prima cosa che ho detto al nostro amico quando sono entrata, ho visto le cravatte. E voi mi direte che c'entrano le cravatte con tutto questo? E subito gli ho detto, ma facciamo delle cravatte matematiche. Che significa fare delle cravatte matematiche? Quando io, i miei lavori hanno avuto... così, bontà loro, hanno ricevuto questo premio, diciamo sono sempre stati collegati, sono sempre entrati nella Best Top Ten da molti anni, cioè tra i migliori 10 lavori. Io ho presentato questi lavori parlando, lo dico senza mezzi termini, sempre, non dico solo, ma fondamentalmente della comunità pitagorica, e non parlo neanche di scuola pitagorica, ma della comunità pitagorica, perché la nostra comunità pitagorica, che secondo me appartiene alla Calabria, all'Italia, alla Magna Grecia, perché sicuramente è magno-greca la cosa, era uno stile di vita, quindi non era solo la matematica, non era solo la musica, non era solo il cibo, ma era un modo di pensare, quindi era questo che faceva di loro un qualcosa di diverso,
che esiste ancora, perché la cosa che mi colpisce, vedete, io poi quando comincio a parlare, insomma, no? La cosa che mi colpisce tanto è questa, che forse noi in Italia ce ne siamo un po' dimenticati, ma quando io arrivo negli Stati Uniti, loro parlano di Pitagora come se fosse l'universitario della porta accanto. Cioè, è una cosa sconvolgente, ma è così. Cioè, forse noi non ci rendiamo neanche conto di quello che abbiamo, cioè della miniera d'oro su cui noi siamo seduti, no? Però gli altri sono sempre migliori, gli altri sono capaci, noi non sappiamo fare, noi siamo soltanto ndranghetisti, no? Cioè siamo solo. Invece non è così, non è così, perché abbiamo delle. Abbiamo innanzitutto, secondo me, nel nostro DNA, e poi abbiamo queste qualità che gli altri ci invidiano senza fine. Cioè il. Riuscire nell'ambito della comunità pitagorica a creare, a stabilire il rapporto con l'altro era fondamentale. Cioè da lì si partiva per creare l'armonia, perché l'elemento di base della comunità pitagorica era l'armonia. L'armonia che può essere declinata in tutti i modi. Si parla di armonia in musica, si parla di rapporti, sezione aurea e quindi di armonia in matematica, ma si parla di armonia, adesso va tantissimo, no? Come i corsi per coordinare, i famosi coach, no? Che adesso vanno tanto di moda. Che cosa insegnano? Che cosa apprendi lì? Come costruire armonia nel fare impresa? Perché altrimenti io come faccio impresa? Quindi devo costruire un'armonia all'interno per rapportarmi all'esterno. E questo era la base, la chiave di tutto nell'ambito della comunità pitagorica, che ribadisco è qualcosa che ci appartiene come Calabria, come comunità nostra tutta, no, non solo del sud. Ed è stato per questo che quest'anno, dicevo, raccontavo a Donata in treno, perché ho avuto la fortuna, il privilegio di fare un viaggio, tutto il viaggio con la nostra giornalista, è stato questo il motivo per cui quest'anno ad Atlanta noi abbiamo presentato, dico noi perché lo faccio insieme con le mie figlie che sono musiciste, sono violiniste, quindi presentiamo questi racconti scritti da me, immagini, con delle immagini un po', lavorando anche un po' sulla grafica e con questa musica dal vivo, non vi dico gli americani, impazziscono letteralmente, no? E quest'anno mi hanno obbligato le figlie, in verità, l'abbiamo presentato in italiano, perché diceva la mia seconda figlia, Irene, dice, mamma, ma noi portiamo la cultura italiana nel mondo, non dobbiamo parlare in inglese quando andiamo lì. Cioè, loro o si innamorano di quello che noi diciamo, e da questa, oppure no. Quindi vuol dire che stiamo fallendo. E quest'anno è venuto fuori che poi, dopo l'ultimo lavoro in italiano, hanno deciso di nominarmi lifetime, cioè membro a vita dei Matematici d'America, quindi non a caso. Questo per sottolineare quanto la cultura italiana viene apprezzata, però bisogna saperla veicolare, bisogna diffonderla, perché noi abbiamo molte nostre cose che così sono chiuse nel cassetto, e quindi bisogna portarle fuori, mettendo insieme tutti gli aspetti. Non a caso, quando noi siamo lì, curiamo anche l'aspetto, quella che si potrebbe dire fashion, ok? Cioè, i musicisti devono avere un determinato abbigliamento, chi racconta ne deve avere un altro, ma nell'ottica di quella che era la sobrietà della comunità pitagorica, anche nel modo di agghindarsi. Consentitemi questo termine. Ecco perché dico che le applicazioni sono molteplici. Il cibo, poi non ne parliamo proprio. È una storia nella storia. Di cosa stiamo parlando? Di come si alimentavano i pitagorici? Basta dire che ormai, quando noi siamo negli Stati Uniti, fanno, non dico a pugni, ma insomma, per venirsi a sedere al nostro tavolo, per capire noi, per vedere noi cosa mangiamo.
perché ormai noi abbiamo diffuso, cioè diffondiamo, non abbiamo, cerchiamo di diffondere il verbo, questo verbo, che il cibo era per il corpo. Ma il corpo nel senso di corpo e di mente. E quindi si seguiva una determinata alimentazione, curando molto la qualità del cibo, il tipo di cibo, e quindi anche lì veniva fuori che cosa? Il rispetto per l'ambiente, il rispetto per gli animali, quindi non sfruttarli, quindi non sono, cioè noi dobbiamo utilizzarli, ma dobbiamo, allora, di cosa vogliamo mettere in rilievo? Il discorso del miele? Scusatemi, ma non ci serviva Einstein che ci venisse a dire che l'uomo senza le api non poteva vivere. Già la comunità pitagorica ragionava in questi termini, perché faceva del miele un elemento fondamentale e si doveva mangiare in determinate ore del giorno, non sempre, perché io dovevo essere preparata a determinate attività. Poi c'era il capitolo, vabbè, questo insomma è inutile dirlo, delle donne pitagoriche, che sono state veramente un qualcosa di, a mio avviso, di un, cioè non ci sarebbe stata la comunità pitagorica senza le donne pitagoriche, non ci sarebbe stata, che erano donne eccezionali, scienziate eccezionali. Io mi sono battuta perché la Bocconi mettesse nel libro Donne di Scienza, alla prima pagina, Teanò di Crotone. E non è un campanilismo il mio, no? Perché Teanò, è stata la prima grande matematica dell'umanità. E io lo dico dovunque. Poi ha avuto la fortuna, tra virgolette, innanzitutto perché Pitagora, secondo me, quando è arrivato in Calabria, ha trovato il terreno fertile per fare le sue cose. Ha trovato un humus adatto. Questo non ce lo dimentichiamo. Perciò noi siamo stati Magna Grecia. Cioè, cacciato, e io lo dico sempre, perché quando io parlo in America, e non dico mai Croton, anche se il nome originale di Crotone è Croton, ma dico sempre Crotone, perché voglio che si faccia un distinguo su questo. Cioè, Pitagora ha lasciato la Grecia per venire da noi, e non è stato un fatto casuale, io ho fatto degli studi su questo, non è stato un fatto casuale, è venuto da noi, in Italia, nel sud, in Calabria, perché è riuscito a trovare terreno fertile per fare quello che voleva fare. Mentre in Grecia era relegato in una caverna e gli portavano da mangiare, questo non ce lo dimentichiamo, e ha aperto alle donne, che erano delle scienziate eccezionali e delle manager senza pari, secondo me. Senza contare il fatto che quando Pitagora è morto, io questo lo racconto in poesie, in una trilogia di poesie dove l'ultima è appunto la Mission, no? Quando Pitagora è morto e i suoi discepoli noi abbiamo fatto anche questa teatralizzazione di quello che raccontiamo, anche perché fa parte del nostro DNA, mettere in tragedia, no? Le cose, ovviamente. Piaciuto tantissimo. Quando Pitagora è morto, io lo racconto sceneggiando la cosa, i discepoli erano disperati, perché avevano perso il capo. Quindi che cosa ne sarà di noi? È lì che sono subentrate le donne pitagoriche, tra cui in particolare Teanò, inutile dirlo, di cui sono innamorata, folle, e ho fatto un training pazzesco con questi ragazzi. E io sottolineo che la globalizzazione, no? In senso positivo, è partito da lì, perché li ha formati e li ha mandati in giro. Ed è per questo che il pensiero filosofico, scientifico, pitagorico, si dice è durato per 300 anni. Ma non è vero, non è durato per 300 anni. È ancora vivissimo, attualissimo. Quando io parlo di complessità e di geometria frattale, io parlo da... comincio da Pitagora. Quando facciamo i disegni, perché... Voglio dire, un matematico in America non è un matematico se non è un artista, se non conosce la poesia. Noi abbiamo fondato i matematici umanistici. Cioè, io sono stata premiata, ho avuto un dottorato di ricerca honoris causa a Cambridge, ma non per le poesie. Per le poesie, che sono poesie matematiche, cioè io parto da un discorso, ma estriamo fuori la poesia. E la musica viene scritta, adesso ho coinvolto anche questa ragazza di Palermo,
che ha fatto con me il dottorato di ricerca in America, è un fisico, è una fisica, che però è anche una, ha studiato piano, quindi ha fatto composizione. E stiamo mettendo anche le musiche inedite, perché questo viene molto apprezzato, cioè questo discorso che si parte dalla matematica, diventa poesia, diventa uno short movie, con delle musiche inedite, perché la musica deve seguire quello che stiamo, deve essere abbinato a quello che stiamo dicendo. Noi abbiamo avuto dei complimenti eccezionali da studiosi di Princeton, cioè, detto questo, penso non ci sia altro da aggiungere. Quindi, secondo me, noi possiamo declinare questo discorso della matematica in tutti i settori, riuscire a fare sistema, portare la Calabria nel mondo, in modo tale che il mondo ritorni in Calabria, perché questo deve essere, secondo me, questo è la mia, almeno la mia idea. Poi, ok, grazie. Quindi di attuale adesso sappiamo che in Calabria, oltre a Corrado Alvaro, c'è Pitagora. E continuiamo, aspettate, eccomi, adesso c'è Maria Scalese. Maria Scalese è un'innovatrice, è una specie di genio del computer, delle idee, dell'innovazione sociale. Ha fondato l'Associazione Culturale Zagreus, si dedica a progetti di formazione non formale in ambito nazionale ed europeo. Guardate cosa ha fatto con Tell Me the World. Sì, dopo questo bellissimo intervento della professoressa mi sento anche un po' in imbarazzo di iniziare. Come diceva Donata, io sono Maria Scalese, buongiorno, sono molto contenta di essere qui in questo magnifico contesto a raccontare la nostra storia e la ringrazio per l'opportunità che ci ha dato. Io, oltre a essere quello che Donata diceva poc'anzi, sono anche da un anno educatrice all'interno di un progetto per richiedenti asilo e rifugiati politici. È una mattina, inizio la storia del nostro progetto, raccontatevi: una mattina durante una mia lezione di alfabetizzazione all'interno della scuola di questo progetto, mi squilla il telefono e vedo che mi sta chiamando Donata. E mi chiedo come mai Donata mi sta chiamando, Donata Marrazzo, sul mio telefono. Mancavano 10-15 minuti alla fine della lezione, decido di non rispondere, di concludere la lezione, e dopodiché, appena finita la lezione, vado fuori dall'istituto, dalla scuola, per sentire che cosa doveva raccontarmi Donata. Quando la chiamo, Donata mi investe della sua energia e mi dice: Maria, ho visto il progetto che avete fatto all'università, è bellissimo, un'idea straordinaria. E io timidamente la ringrazio, dico: grazie Donata, sei sempre molto gentile e generosa di complimenti. Anch'io in realtà penso che sia un progetto interessante con un buon potenziale. No Maria, tu non hai capito, è un'idea straordinaria quella di trasformare il volto di una persona in una mappa, renderla navigabile e attraverso questa mappa raccontare le storie di queste persone. È una bomba, credimi Maria, una bomba. Yes, we can. Io vorrei ricevere ogni mattina, vi dico la verità, una telefonata da Donata Marrazzo, perché lei è in grado di trasmettere appunto positività e un serio ottimismo quando vede che c'è un grande potenziale in una idea, un buon potenziale in un'idea, e questo è quello che trasmette anche nella sua rivista, nella rivista di Calabria Cart che ha ideato. Parlava, era fine aprile quando ho ricevuto questa telefonata, e Donata stava parlando di un progetto che si era realizzato 2 settimane prima all'università, appunto, col titolo Tell Me the World, Migration Stories in Gigapixel Map. Raccontami il mondo, storie di migrazioni attraverso le Gigapixel Map.
Che cosa sono queste gigapixel? Questo strumento, Gigapixel Map, è uno strumento che è di storytelling, appunto, dedicato all'arte prevalentemente. Possiamo andare avanti? Grazie, è stato ideato e progettato da un team di designer, ricercatori, giornalisti, tecnici informatici di Chicago. Il laboratorio si chiama Night Lab, appunto, uno strumento in open source, possiamo andare avanti Emilio, che è dedicato prevalentemente al racconto delle immagini come dipinti o comunque immagini fotografiche, immagini visual art in sostanza. Che cosa permette questo tool? Permette di rendere l'immagine molto allargata, ecco il gigapixel, molto grande di dimensione, è navigabile e inserire all'interno di questa immagine degli ipertesti come video, testi, altre foto, che permettono appunto di rendere, di esplicitare in qualche modo la storia di questa opera d'arte che stiamo navigando. Quando ho visto questo progetto, era l'inverno del 2015, questo strumento che è all'interno di una serie di strumenti che il team di Night Lab progetta e rende anche accessibile. Quando l'ho visto ho creduto che c'è una cosa fantastica, ho avuto una folgorazione perché ho pensato questo strumento può essere molto molto utile a uno degli obiettivi, uno degli interessi che ho in questo periodo, che è quello di riuscire a rendere accessibile, di raccontare quelle che sono le diversità. Quando vogliamo conoscere qualcuno, la prima cosa che ci viene di fronte è la sua faccia, il suo volto. Quindi la domanda che mi sono posta all'epoca era, è possibile rendere una faccia come una mappa? E riuscire una mappa dove si riesce a navigare tutti i suoi segni, no? La faccia è qualcosa che raccoglie il nostro passato, qualcosa che raccoglie il nostro modo di vivere la vita, racconta anche la nostra storia antica, no? È possibile navigarla questa faccia e riuscire a conoscere una persona attraverso questo viaggio, no? All'interno del suo volto? Questa è la domanda che mi ero posta e che ho provato a trovare una risposta progettando il Tell Me the World, appunto. Un progetto di scambio giovanile in cui 40 ragazzi dalla Lituania, Italia, Romania e Svezia si sono incontrati all'Università della Calabria e per alcuni giorni hanno fatto un intenso laboratorio insieme a 4 testimoni che hanno prestato appunto la loro faccia e quindi la loro storia, hanno lavorato insieme a rendere tangibile quello che era un progetto, un'idea ancora un po' più complessa e articolata, che è quella delle face map, appunto, cioè mappe di facce navigabili. Poi vi farò vedere un pochino come funziona questo progetto, perché vedete le quattro face map che abbiamo su questa slide sono Josephine, Majd, Lazarus e Shams. Se andiamo avanti Emilio, non va più avanti, non fa niente, perché c'è l'altra pagina aperta già pronta con la mappa di Josephine, ne vediamo una, sono online, per cui possono essere navigabili, anzi vi invito ad andare a visionarle così da vedere le storie di queste quattro persone, come sono state raccontate dai quattro team di ragazzi formati da giovani dei diversi paesi che hanno intervistato, hanno passato del tempo con queste persone e hanno trasformato la loro storia in diversi materiali. Lei è Josephine, nigeriana, la vedo poco, la sua faccia, se il mouse va sulla faccia grande, diventa appunto navigabile. Se noi partiamo per esempio dalla fronte, la parte del suo volto può essere, possiamo raccontare la storia di una persona cliccando sui suoi occhi e vedere le immagini, che cosa vedono i suoi occhi, oppure sulle orecchie e sentire la musica del paese d'origine, oppure sentire il suono della sua quotidianità, oppure cliccando sulla sua bocca possiamo sentire la sua voce, il suo racconto. Ci sono diversi modi per poter raccontare questa storia, dipende insomma da che cosa e come la vogliamo
vogliamo raccontare. Potremmo andare, sì, grazie, sulla sua bocca per essere brevi e sentire, per esempio, se c'è l'audio. I wonder, 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 wonder. I wonder, you make me wonder. I wonder, you make me wonder. I wonder, 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 wonder. I wonder, you make me wonder. Mi piacerebbe farvi vedere altre cose, ma forse devo essere piuttosto stringata, no, giusto? Allora, come dicevo, le quattro persone che si sono prestate per questo esperimento delle face map hanno messo a disposizione appunto storie e vita. Alcuni sono, due sono rifugiati tre sono rifugiati politici, mentre Josephine è un'immigrata economica. Hanno messo a disposizione le loro storie, parte delle loro fotografie anche personali, su questa piattaforma, che vi invito a visitare se volete andare a visitarla. Si chiama Face Maps, o tramite l'associazione Zagreus, perché in questo momento non esiste lo spazio, il dominio occupato da questo progetto è in itinere, e ci auguriamo che venga inglobato in un ambito accademico, in modo da poterlo sviluppare anche in collaborazione con l'università americana, però è visionabile. Io chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Eccoci, c'è Giuseppe Mantella adesso. Giuseppe è un personaggio particolare, restauratore di beni culturali, curatore di importanti mostre, si occupa di scavi, materiali archeologici, ma raccontati tu, va? Che... Intanto grazie dell'invito. Volevo dire grazie alla famiglia di Leo, perché stamattina mi ha fatto tornare bambino. Perché nel momento in cui abbiamo fatto questo giro mi sono quasi ammutolito, in quanto sono tornato alla mia infanzia, 3, 4 anni, 5 anni. La mia famiglia è una famiglia modestissima, e praticamente mia madre per una vita ha tessuto con il telaio, questo telaio che è stato recuperato, è quello più antico, penso, di quello che sono presenti. E quindi sentire il rumore della navetta mi ha fatto tornare bambino, mi ha fatto tornare alla mia infanzia, di quanta fatica si ha fatto la mia famiglia per fare in modo di poterci permettere di arrivare a Roma, fare quello che il nostro percorso di studio, e alla fine poter tornare qui in Calabria. Cosa raccontarvi? Raccontarvi la mia storia, che è di una persona che parte a 18 anni, va a Roma, comincia a studiare con l'idea della mia famiglia di fare il commercialista. A me non me ne fregava assolutamente nulla, e quindi di nascosto mi iscrivo al conservatorio, mi diplomo a Santa Cecilia, comincio a fare il cantante lirico contemporaneamente, e decido di seguire il percorso di restauratore, quindi mi iscrivo a una scuola di restauro. Comincio a fare girovagando per il mondo con le compagnie, dalla Arena di Verona per anni, all'Opera di Roma, fino in Egitto. Però voglio dire, alla fine scelgo di fare il restauratore, e qui comincia la mia avventura in questo mondo, che ti dà tantissimo. Hai la possibilità di, come dire, di vivere queste esperienze incredibile nel momento in cui tu sei a contatto con l'opera d'arte, tu la riesci a conoscere e vivi la tua vita con l'emozione costante e continua di tornare su quell'opera il giorno dopo, e questa è una cosa che ti affascina costantemente. E la vita mi ha, come dire, permesso di restaurare bellissime cose, dalla sfera della cupola di San Pietro all'estasi di Santa Teresa. Anzi, ringrazio il nostro Caligiuri, che è venuto più volte a trovarci durante queste operazioni, alla Cina con appunto i guerrieri, e tantissime altre cose. Però, come dire, la vita mi ha dato tanto sotto questo punto di vista, e allora qualche anno fa mi sono detto, forse è il caso di, come dire, di cominciare a pensare anche alla mia terra, alla mia Calabria. E allora che cosa ho fatto? Mi arrivavano curricula costantemente di ragazzi che volevano venire a fare esperienza, quindi facevo le convenzioni con l'università, per esempio l'università
la Sapienza come Viterbo, per avere i ragazzi che venissero da noi in laboratorio per cercare di fare gli stage. Allora mi sono detto, cominciamo intanto a tornare in Calabria, vediamo se c'è la possibilità di aprire un laboratorio in Calabria e quindi di cominciare a capire la nostra terra dal punto di vista del restauro, che cosa ci può dare da imprenditore e contemporaneamente da uomo che voleva tornare nella propria terra. E questa è stata una bellissima sorpresa, perché mentre a Roma, Milano, Torino, le grandi città, le opere d'arte sono disseminate, qui la bellezza in Calabria spesso te la deve dal punto di vista storico-artistico, essendo una terra di passaggio, essendo una terra disastrata da tantissimi terremoti, dalla nostra incuria costante e continua, perché l'idea che mi faccio costantemente io, che è bello soltanto quello che abbiamo in casa e quello che abbiamo fuori, non ci appartiene. Purtroppo questo è un limite che abbiamo qui da noi. E questo purtroppo fa in modo che tantissime cose negative che succedono non vengono viste dai nostri occhi, e quindi i nostri occhi si devono aprire e fare in modo di denunciare tutto quello che costantemente non viene fatto e costantemente non viene realizzato secondo quanto previsto dalla legge. Quindi è un modo per me di dire: sono qui, facciamo in modo di capire che anche nel mondo dei beni culturali, nel momento in cui si restaura un'opera d'arte, è necessaria la presenza della soprintendenza, e non che il pretino mi distrugga quella statua o mi distrugga per l'opera d'arte perché la considera della sua parrocchia. Non è così, sono opere della nostra terra, della nostra vita, della nostra cultura, e che abbiamo la necessità di tramandare. E quindi, aperto questo laboratorio 2 anni fa, è venuta fuori l'idea con tutti questi ragazzi che mi cercavano, che volevano venire a lavorare nel laboratorio, di lanciare una sorta di programma. Mi sono recato dal vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, e ho chiesto: è possibile avere il seminario per un mese? Voi ci date vitto e alloggio e io vi do la possibilità di restaurare con ragazzi che vengono da tutta Italia una serie di opere della nostra diocesi. Prendiamo in considerazione il nord, il centro e il sud, perché anche in Calabria esiste un nord, un centro e un sud, e anche nella diocesi esisteva un nord, un centro e un sud. E quindi abbiamo preso in considerazione opere straordinarie come Gaggini a Caulonia, come a Gerace, un altro grandissimo straordinario luogo di cultura, e poi ci siamo recati in un altro posto che era appunto, propongo, Polsi. Polsi, sempre considerato negativamente, si parla sempre di 'ndrangheta, di mafia, ma un grande luogo di cultura. Allora abbiamo fatto questo bando, il vescovo ci ha dato vitti e alloggio, e il primo anno da tutta Italia hanno risposto 150 studenti che da tutta Italia. E lì è una grandissima difficoltà, perché avevamo un mese a disposizione, 30 posti in seminario, che cosa facciamo? E lì è partita l'avventura di avere questi ragazzi per il primo anno che sono venuti da noi, e gli abbiamo insegnato, ragazzi che poi non è una cosa importante, l'alternanza scuola-lavoro, la summer school. Io quando vedo, e questa è una cosa che mi dispiace moltissimo, i ragazzini delle scuole superiori o delle scuole medie che stanno nei musei per fare alternanza scuola-lavoro e si mettono al lavoro i cocci archeologici, che sono elementi fondamentali della nostra storia, io la trovo una cosa aberrante. Il nostro non è un lavoro di pulitura, c'è una scienza dietro, c'è una sinergia di tantissime persone che con la tecnologia, con la chimica, con la matematica, con la diagnostica arrivano a fare questo lavoro, e quindi non può essere svilito così il nostro lavoro. Quindi ho cercato di fare in modo che si potesse utilizzare che cosa? Un altro strumento, che era quello dell'università. Gli studenti dell'università hanno la necessità, soprattutto quelli in beni culturali, in architettura, in diagnostica. Li abbiamo chiamati tutti restauratori, abbiamo aperto questo bando, ne abbiamo selezionati dal Federico II, dalla Sor Ursula Benincasa, dall'Università di Trento, di Torino, di Catania. Dalla Calabria hanno risposto in pochi, purtroppo, ha risposto soltanto l'Università di Reggio Calabria, ma speriamo che in futuro si possa fare, come si diceva prima, si possa fare sistema, si possa fare in modo che i calabresi possano
come dire, occuparsi delle loro cose, del loro bene culturale. E la soddisfazione è stata grandissima perché appunto il primo anno abbiamo avuto queste richieste, sono aumentate quest'anno, le università sono di più che vogliono partecipare, ci hanno chiamato persino dagli Emirati Arabi quest'anno per fare in modo di avere studenti che arrivano dagli Emirati Arabi per venire a fare questa esperienza. Un'operazione che è costata al nostro vescovo 10.000 euro con la possibilità di restaurare ostensori, reliquiari, crocifissi, perché abbiamo poi preso in considerazione opere che erano in pessime condizioni all'interno, marmi, adesso vi racconterò questa piccola storia, ma soprattutto abbiamo, dal punto di vista del valore realizzato, oltre a quello che è stato fatto per questi ragazzi che andavano via in lacrime spessissimo, ecco che praticamente abbiamo realizzato restauri per 200.000 euro. Oltre quindi ad aver salvato le opere, si è fatto impresa per il nostro vescovo, ma per i nostri beni culturali. Quindi è un sistema che può funzionare. Pensate, l'anno scorso eravamo, mi segnalano a Gerace, all'interno di un orto, di un monastero, centinaia di frammenti di altari. Gli altari del Settecento della cattedrale, che nei primi del Novecento, per riportare la cattedrale a quella che era la bellezza del periodo normanno, vengono divelti, vengono abbandonati dalle soprintendenze in maniera tale da appunto riportare alle origini la cattedrale. Abbandonati, distrutti. E in due anni con l'Università di Reggio Calabria, appunto, con tutti questi studenti, con tre tesi che hanno realizzato i ragazzi, li abbiamo ricostruiti, li abbiamo salvati, ricostruiti virtualmente, nell'idea quella di realizzare un museo dei marmi a Gerace e raccontare il Settecento di questa cattedrale attraverso questa operazione. Quindi i giovani, il nostro futuro, ma soprattutto l'idea che ognuno di noi deve dare, se ha ricevuto, deve continuare a dare per la nostra terra, in maniera tale che possiamo, come dire, condividere quello che abbiamo avuto nella vita con i giovani. Grazie. Bene, adesso chiudiamo. Aspettate che voglio presentarla come è giusto che sia. Chiudiamo con Barbara Rossanò. Barbara Rossanò è una giovane regista, e ha studiato comunicazione alla Sapienza, ha vissuto a Roma 13 anni, poi è tornata e, come avete sentito prima da Anna Maria, voleva fare il cinema. E ha fatto cinema con un progetto bellissimo che mi ha colpito tanto, e si chiama Uscirai Sano e adesso ve lo racconta. Allora, prima di tutto volevo dire grazie per avermi invitata qui. Sono onorata, veramente onorata di essere in questo luogo fantastico con degli ospiti illustri, veramente. Allora sì, il mio nome è Barbara Rossanò e a 18 anni ero andata via dalla Calabria per caso, come prima, e mi sono ritrovata a tornare sempre per caso, avevo perso il lavoro, era iniziata la crisi e sono tornata a vivere nel mio paese a Girifalco. Mi ricordai di mio padre che mi diceva: bisogna raccontare la storia dell'ospedale psichiatrico. L'ospedale psichiatrico, di solito quando si parla di manicomi si parla in modo negativo, però voi immaginate un paesino di 7.000 abitanti circa, che ospita una struttura enorme che nei periodi di maggior affluenza ha ospitato 1.400 pazienti. Si è creato un cambiamento antropologico e quindi noi siamo cresciuti, io da bambina chiacchieravo con i pazienti dell'ospedale che usufruivano dell'open door. L'open door è una tecnica nata in Inghilterra, ma che è l'ospedale psichiatrico di Girifalco, anzi provinciale, aveva assorbito prestissimo, cioè a Girifalco si sono precorsi i tempi, insomma, ed è nata un'integrazione spontanea, perché come dice il dottor Nicote nel documentario, se le persone, i pazienti respirano la stessa aria libera dei cittadini di Girifalco, questo fa in modo che avvenga una integrazione spontanea, e di questo raccontiamo in Uscirai Sano, ma non solo, raccontiamo anche dell'ergoterapia, che è una tecnica curativa nata in Calabria. L'ergoterapia era la cura del paziente psichiatrico attraverso il lavoro.
E raccontiamo anche di questo. Poi mi sono imbattuta nella dottoressa Bruni durante il periodo in cui ho reperito del materiale per il documentario. La dottoressa Bruni è una neurologa che ha scoperto la nicastrina. La nicastrina è il gene mutato che genera la malattia di Alzheimer. E questa malattia, i primi studi sono stati effettuati dalle cartelle cliniche che sono all'interno dell'archivio storico dell'ospedale di Girifalco. Cioè si parla di eccellenza su eccellenza su eccellenza. Io volevo fare all'inizio, volevo raccontare la storia di una comunità accogliente, invece mi sono ritrovata a scoprire che non era solo accoglienza, che c'era del genio in quello che avevamo fatto, in quello che succedeva a Girifalco. E, con un piccolo finanziamento da parte del comune dell'Acqua Calabria, ho messo, penso che il mio merito, ecco, forse è questo, aver fatto rete, perché la rete è importante, e con una serie di persone aver dato vita ad Uscirai Sano che era la promessa che c'era. E dicono che nel 1881, quando aprì l'ospedale psichiatrico, ci fosse questa targa all'ingresso, uscirai sano, ma poi di fatto non usciva nessuno, appunto. E io non so, non aggiungerei altro. Abbiamo portato una piccola clip, cioè un teaser si chiama, e invece non so se vi interessa il progetto, vi va di vedere il documentario. Attualmente lo stiamo portando a Catanzaro nel cinema. Sono contentissima di questa cosa, perché ero andata via per fare cinema, mi sono ritrovata a farlo nella mia regione e sta andando benissimo, i riscontri sono positivi, pur non essendo, come posso dire, è pur sempre un prodotto indipendente. Siamo orgogliosi che la gente stia venendo al cinema a vederlo, e saremo anche a Lamezia e a Crotone. E questo è un piccolo assaggio solo della fiction, ma abbiamo anche le interviste. Sì. Ah, c'è la nostra associazione, il sito del documentario, se volete vedere ad esempio il trailer che è visibile su internet, io non l'ho portato, www.usciraisano.it. Grazie veramente per l'attenzione. Scusate, aggiungo soltanto una cosa, che uno, la musica che abbiamo scelto per il documentario è tutta inedita, perché abbiamo degli artisti che fanno musica qui in Calabria ed è giusto collaborare con loro, sempre nel discorso della rete. E poi volevo fare un'ultima precisazione. Quando all'inizio volevamo fare questo lavoro non avevamo i soldi per fare la parte, diciamo, filmica, ma man mano che parlavamo con i pazienti, con i parenti dei pazienti, e abbiamo avuto la fortuna di leggere le poesie di Angelo Aiello, edite da Rubettino, appunto, che era un ospite dell'ospedale psichiatrico ma anche un poeta, abbiamo deciso di fare di tutto per creare una parte filmica. E non so chi avrà l'opportunità di vedere il documentario, ci tengo a dire che tutto quello che vedete sono storie vere, accaduti in periodi diversi e differenti, ma sono tutte storie vere. Grazie per l'attenzione. Grazie. Io mi emoziono ancora, non so se vi sembra poco, ma questa è una Calabria che cambia. E volevo dire, se vi va, stavo pensando, se vi va seguiteci su Calabria Cult, ma poi ho pensato che in realtà non siete voi che dovete seguire noi, cioè ci dobbiamo seguire tutti, perché è il momento, oltre che della condivisione, della coesione, della vicinanza, al di là delle sfumature ideologiche, questo è il momento di andare tutti nella stessa direzione, perché non c'è tempo. Volevo dare la parola adesso ad Emilio per i saluti e anche per ringraziarlo per questa ospitalità. Gra-
Grazie Donata, grazie a tutti. È sempre, come dire, emozionante vedere molte persone in questo luogo. Per anni, molti anni fa, per quasi 10 anni, abbiamo fatto un festival che si chiamava Dinamismi Museali ed era stato un tempo un po' di avanguardia, di visione, anche di follia, se vogliamo, no? Ma abbiamo pensato, e oggi ne è la prova, che quando si pensa al futuro, il futuro un po' è un'invenzione del presente, e quindi oggi noi stiamo costruendo il futuro. Futuro di questo territorio, della Calabria, che poi è anche una regione della mente, più che uno spazio fisico concreto. E lo dobbiamo fare tutti senza retorica, no? Abbandonando l'idea che ci possa essere qualcuno che ci verrà a salvare, cioè ci dobbiamo salvare da soli. E abbiamo tutte le risorse, abbiamo un grande passato, una grande capacità di adattamento, di resilienza, e Sciabaca è la festa dell'intelligenza di comunità, no? Vi potrei raccontare tanto di quello che abbiamo fatto, facciamo e vorremmo fare in questo luogo e in questo territorio, ma chi ha ascoltato oggi le testimonianze di intelligenza che sono state raccontate qui ha tanti spunti. Probabilmente tra di voi ce ne sono tanti altri che stanno facendo e aiuteranno a far sì che il cambiamento costruisca poi cose concrete, perché l'immateriale abbiamo capito che è la più grande risorsa che abbiamo, ma servirà a qualcosa se fisicamente cambieremo anche concretamente i luoghi. La trasformazione fisica di questo posto ne è una testimonianza. Da fabbrica del lavoro, per 100 anni ha scandito anche il tempo economico di questo territorio, ad un certo punto era diventata, come dire, un posto polveroso e un deposito di ferraglia. L'aver capito che la ferraglia era patrimonio industriale è stato il primo pezzo di inizio di un nuovo racconto, che però poi piano piano è diventato anche un racconto quotidiano, perché alla fine la visione ha senso se poi si porta dietro un lavoro che è un lavoro certosino, un lavoro che ci deve tenere sempre con i piedi per terra. E noi abbiamo anche dimostrato che il limite forse è una condizione interessante, perché quando uno ha tanto, quel tanto è come se non fosse nulla. Quando ha poco, con quel poco può costruire qualcosa di interessante. Il programma è ancora molto lungo, la giornata sarà piena di sorprese. Io non posso che ringraziarvi ulteriormente, perché in questa, che è una specie di piccola cattedrale laica, la vostra presenza ci arricchisce tantissimo. Grazie, grazie.